Benvenuti al capitolo 4 chiamato 2-2. È tratto dal mio libro La chiamata di Gesù, trovare la persona di pace. E per voi che magari siete nuovi qui, faremo passare questo libro capitolo per capitolo e vi darò degli insegnamenti e degli strumenti così che voi insieme a me possiamo obbedire alla chiamata che Gesù ci ha dato. C'è scritto trovare la persona di pace. Lo scopo è di trovare questa persona di pace perché siamo tutti chiamati a portare frutto. E portare frutto non è essere dietro un pulpito o in Africa, ma portare frutto è trovare quella persona di pace, quella persona che Gesù ci ha chiamati, andare da quella. E noi tutti possiamo servirlo. Sto ricevendo diversi feedback dal mio libro e c'è questa persona che ha scritto su Amazon: il tempo adesso è solo adesso. Thorben è conosciuto per i suoi kickstart, attivando i cristiani sulle strade, parlando alle persone di Gesù con segni, miracoli. E questo libro descrive il metodo di kickstart basato su Luca 10 e dà incredibili testimonianze e informazioni pratiche per poter compiere il libro degli Atti. E voglio dirvi che questo libro l'ho scritto per darvi degli strumenti semplici per poter mettere in pratica il libro degli Atti con segni e miracoli guidati dallo Spirito Santo, non solo sulle strade ma anche nelle case. E io penso che i più grandi evangelisti non sono quelli che parlano più ad alta voce, ma quelli che hanno il cuore giusto. Se voi piace lavorare con i bambini, allora Dio vi può usare. Se siete giovani, Dio può usarvi per raggiungere il vostro vicino. Dio vi sta chiamando. Gesù sta ritornando per la sua chiesa e Gesù vuole ritornerà per una chiesa che è diversa di un'istituzione, ma una chiesa organica, viva, dove ognuno porta frutti nella vita di tutti i giorni. Voglio iniziare a leggere da Luca 10. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Qui leggiamo che Gesù ha preso i 70 e li ha mandati ai posti dove lui voleva andare nel raccolto e li ha mandati due a due. È quello che vogliamo guardare in questo capitolo. Perché li ha mandati due a due? Io penso che una delle ragioni principali è il discepolato, qualcosa che nella Chiesa abbiamo perso. Prendiamo le parole di Gesù qui. Dov'è che vediamo delle chiese che insegnano le persone, le equipaggiano e li mandano due a due, come Gesù ci ha comandato? Spesso non equipaggiamo le persone, non le mandiamo fuori nel raccolto due a due. Noi ci incontriamo e aspettiamo che il raccolto viene da noi, ma non è quello che Gesù ha detto. Lui ci ha chiamati e ci ha mandati due a due. Voglio leggerlo dal mio libro. Un grande vantaggio quando si tratta di discepolato è che andando fuori due a due possiamo imparare uno dall'altro. Quando parliamo di discepolato dobbiamo capire che non dovrebbe solo essere su una piattaforma in una chiesa, ma il discepolato deve essere nella vita di tutti i giorni. È qualcosa che possiamo vivere insieme e ci sono delle cose che possiamo insegnare su una piattaforma in chiesa, ma ci sono così tante cose che non possiamo mai insegnare o far vedere da una piattaforma. Per imparare queste cose pratiche che non possono essere insegnate o fatte vedere in una piattaforma in chiesa, dobbiamo lasciare la chiesa e uscire nel mondo reale per impararle e per viverle. Anche se la chiesa può insegnare alcune cose, c'è una differenza tra l'insegnare e far vedere come viverle nel mondo reale.
Quello che dobbiamo capire è che possiamo insegnare delle cose da una piattaforma, possiamo insegnarle in una chiesa, ma quando si parla di veramente viverle nella vita reale, allora dobbiamo lasciare la chiesa, dobbiamo essere lì fuori e dobbiamo farlo. E dobbiamo farlo. E se lo facciamo due a due è spesso molto più facile, perché se siamo in due possiamo aiutarci. Due a due, uno toglie la pressione dalla persona nuova. È come quando noi lo chiamiamo Kickstart. Qualche anno fa ho iniziato a portare le persone sulla strada per fare dei kickstart e gli ho detto: vieni sulla strada con me, voglio insegnarti come pregare per i malati, guarire i malati, voglio insegnarti come predicare il Vangelo. E portando le persone in strada e mostrando loro come farlo, in poco tempo la loro vita è stata cambiata e loro hanno iniziato a farlo loro stessi. E questo possiamo insegnarlo sulla strada, due a due, ma non possiamo insegnarlo da una piattaforma. Io posso essere sulla piattaforma e dire alle persone: sì, Gesù ha detto che possiamo guarire malati, Gesù ha detto che possiamo fare questo e quello, dobbiamo farlo, ma non basta. Allora finiremo con tanta conoscenza ma senza obbedienza. Dobbiamo lasciare la Chiesa, come ha detto Gesù, e mandare le persone due a due, così che loro possano insegnare uno l'altro. Voglio leggere dal mio libro. Io ho visto migliaia di vite cambiate attraverso il kickstart e il discepolato, prendendo qualcuno e passando solo un'ora con loro, insegnando loro come obbedire ai comandamenti di Gesù con l'esempio. Ha cambiato non solo la vita di quella persona, ma la vita di tanti altri attorno a loro. Questo è perché se qualcuno ha iniziato e vede come uscire a condividere Gesù, guarire qualcuno, allora lo applicano nella vita di tutti i giorni e possono viverlo dovunque sono. E questa forma di discepolato è qualcosa che abbiamo iniziato a fare qualche anno fa e adesso vediamo centinaia di migliaia di persone che sono state guarite e decine di migliaia di persone che hanno trovato la fede sono state battezzate come risultato di questo. È così effettivo perché non è che si tratta di imparare come condividere Gesù o guarire i malati, ma si tratta di discepolato e diventare come Cristo. Si tratta di insegnare alle persone con la potenza dell'esempio come vivere questa vita insieme. E questa forma di discepolato è qualcosa che non sperimenti se lo fai da solo. È così che tante persone preferiscono anche andare in strada con qualcun altro. Voglio continuare a parlare? Immaginiamoci un po'. Se non sei mai uscito in strada prima, non hai mai condiviso il Vangelo prima d'ora, non hai mai pregato per una guarigione, non hai mai battezzato qualcuno in acqua o mai scacciato un demone, e magari è così, e poi ti dicono: vai e fallo da solo. È difficile. È molto molto difficile se non l'hai mai fatto prima. Ma poi immagina che io ti dico: vieni con me, vieni, vieni, stai vicino a me, io ti aiuto, io ti faccio vedere come farlo. E noi andiamo insieme e poi gli dico: ecco, così preghiamo per le persone, metti le mani lì, prega così. È così che condividi il Vangelo. E adesso ti faccio vedere come battezzare qualcuno. Prendi le mani e muori con Cristo, risorgi con Cristo. Se io sono vicino a te o qualcun altro vicino a te, per prima cosa toglierà la pressione da te, non sentirai questa pressione perché non si tratta solo di te. E se fai qualcosa di sbagliato, sai che quella persona vicino a te ti aiuterà.
essendo con qualcun altro in poco poco tempo, tu impari a fare tutte queste cose senza tante pressioni o pesi, e poi se l'hai fatto 2, 3, 4, 5 volte puoi farlo da solo. E adesso puoi farlo non solo da solo, ma puoi anche insegnare ad altri come fare la stessa cosa, dicendo loro: vieni con me, io ti insegnerò a farlo. E questo è quello che dobbiamo fare, è quello che è stato perso in tanti posti nella Chiesa. Tanti di voi siete stati in Chiesa per anni e anni e nessuno vi ha mai preso per mano e vi ha detto: vieni che ti insegno, vieni che ti discepolo, ti insegno come fare. E se iniziamo a farlo di nuovo, allora tutte le altre cose che Gesù ha detto in Luca capitolo 10, allora saranno molto più semplici, perché non sei lì da solo, ma hai persone che ti aiutano. E questo è quello che Gesù ci ha chiamati a fare. Il discepolato non succede nella chiesa, su una piattaforma. Possiamo insegnare in una chiesa, ma non è lì che succede. Dobbiamo uscire dalla chiesa e andare nel mondo vero e lì e viverlo con qualcuno. Gesù ci ha detto: seguitemi, io vi farò pescatori di uomini. Gesù ha detto: venite, vi farò pescatori di uomini. Cos'è? Lui ha preso un edificio, una sala, venite, ci incontriamo in questo orario di domenica? No. Ha iniziato un seminario, una scuola, era dietro un pulpito per insegnare come pescare le persone? No, ma le ha insegnato. Ha insegnato loro come pescare le persone. Ha usato questa potenza dell'esempio discepolato per insegnarli. E poi quando in Luca 10 li ha mandati, non era troppo difficile per loro perché l'avevano già imparato da lui, camminando con lui, vedendo come lui lo faceva. E quello che come dovrebbe essere. Quindi quando guardiamo la chiamata di Gesù e quello che Gesù ha detto in Luca 10 e quello che ci è chiamati a fare, all'inizio può essere molto impossibile, ci diciamo: ma io non riuscirei mai a farlo, non posso vivere questa vita che Gesù ci ha chiamati a fare. Ma sapete, non è impossibile, perché Gesù non ci chiama per prima cosa di fare qualcosa che non ci dà la potenza di fare. Quindi lui per prima cosa ci ha dato lo Spirito Santo. Io parlerò dello Spirito Santo più tardi. Se non hai ancora lo Spirito Santo, allora aspetta. Vai sulla mappa tlar.com, trova qualcuno vicino a te, che qualcuno possa pregare per te per ricevere lo Spirito Santo. Non ci ha dato solo lo Spirito Santo, ma ci ha dato anche persone con cui possiamo uscire, il corpo, altre persone per vivere questa vita insieme. E puoi trovare queste persone su tlr.map e trovare altre persone vicino a te. E non si tratta solo di uscire in strada, ma all'inizio può essere un buon equipaggiamento. E tanto invece di quello che dice Gesù non è sulla strada, ma andare da casa a casa, è quello che di cui vogliamo parlare di più tardi. E se non hai nessuno con cui uscire, posso dire: io non avevo nessuno, non ho mai avuto qualcuno che ha preso la mia mano, mi ha insegnato praticamente come fare. Quindi era difficile, ma non era una scusa. Perché? Perché abbiamo sempre lo Spirito Santo e Dio è sempre con noi. E anche se io non avevo nessuno per insegnarmi come fare queste cose, allora l'ho lo stesso imparato facendolo. E adesso posso aiutare altri a farlo. In questo capitolo del mio capitolo vi do anche altri esempi per come è importante essere in due in due. Ed un esempio: se un lunedì decidiamo voglio uscire mercoledì e poi chiamo un amico: dai, usciamo mercoledì, e l'amico dice: sì, usciamo, dai, usciamo mercoledì, e sembra una bella idea,
lunedì che di uscire mercoledì, ma poi martedì pensiamo, ah no, magari non ho, sono troppo nervoso, e in un tratto cambi idea. Ma cosa è successo? Continui a uscire perché hai fatto l'appuntamento con qualcuno e questa persona ti aspetta. Ma se sei da solo, allora ci sono tante altre scuse. Perché non uscire? Quindi vi incoraggio di trovare qualcuno vicino a voi. Trovate qualcuno con cui potete connettervi e poi insieme iniziate a uscire. E magari prendete questi insegnamenti, prendete il libro, leggete insieme il libro, quindi siete due persone. Così potete uno incoraggiare l'altro, e quando parlerò di altre cose nel libro, allora avrete per qualcuno con cui provare le cose insieme, o proverete insieme queste cose. E questa è una cosa importante quando siamo in due. Il raccolto è pronto, ma i lavoratori sono pochi. Il raccolto è pronto, abbiamo bisogno di voi lì fuori. Preghiamo che Dio vi manda fuori, vi manda nel raccolto, vi mette insieme a qualcuno così che potete farlo insieme. E poi condividete questo video e io passerò passo per passo questo capitolo, così saprete esattamente cosa fare quando uscirete due a due o se dovete anche da soli. Fino alla prossima.